Allora, buonasera a tutti, sono qui con il grandissimo piacere di presentare Federica Manzon e il suo bellissimo libro. Lei naturalmente ha una libreria stupenda alle spalle, io ce l'ho ai lati, quindi la figura di merda la faccio io in sostanza. Però sono molto contenta perché con Federica abbiamo parecchie affinità e soprattutto con questo magnifico libro che è uscito per A Bocca o Aboca? Direi a bocca, ma non ne sono sicura. Che è Il Bosco del Confine, che ho avuto il piacere di leggere in anteprima, così per sport, e mi è piaciuto tantissimo. Allora, per chi ama le atmosfere un po' alla Alexander Raymond, che sono sicuramente delle atmosfere un po' sconosciute purtroppo, però andrebbero riconosciute e Einaudi dovrebbe ripubblicare un po' di roba, secondo me, il libro di Federica Manzon è Come trovarsi a casa. Quando io ho iniziato il primo capitolo, immediatamente mi sono sentita come se fosse uno dei pezzi del famoso, forse più famoso libro di Emon, come che si intitolava Sulle vite, I libri della mia vita, no, aspetta libro perché del lo confondo con Carrère, però è il libro della mia vita. racconta a un certo punto lui bosniaco di essersi ritirato in una casa nei boschi, una casa che appartiene ai suoi genitori, e di aver iniziato un percorso di lettura immenso che l'ha portato poi a prendere tutta una serie di decisioni riguardo alla sua carriera di scrittore. E poi a un certo punto arrivano i militari. E a quel punto cambia tutto. Se voi iniziate il libro di Federica Manzon, sentirete un'atmosfera simile, perché allora io non voglio fare una recensione di questo libro perché l'ho già fatto, uscirà sull'Indice, ne sono molto contenta, quindi sono già uscite parecchie recensioni di questo libro molto bello. Naturalmente la mia sarà la più bella, vero Federica? Senza dubbio. Senza dubbio, senza dubbio. E tutte hanno, come dire, centrato un punto fondamentale, la questione del confine. Perché Federica, secondo me, cioè nelle sue intenzioni, poi magari mi dirà stai sbagliando completamente, ha voluto scrivere un libro che non fosse completamente italiano, che non appartenesse a un certo tipo di letteratura, non so come dire, regionalistica, nonostante il libro sia ambientato senza che venga detto perché Trieste è la città di mare, non viene detto che è Trieste, ma ha voluto dare una sfumatura profondamente europea a questo piccolo romanzo. O racconto lungo, si può anche chiamare novella se usiamo dei termini da letterati, diciamo. Il Bosco del Confine è un libro breve che contiene tante di quelle cose che è difficile darne una definizione precisa. Qualcuno forse non vedendo, cioè non controllando l'età di Federica Manzon, l'ha considerato un memoir. Non è un memoir, ma questo ve lo posso dire immediatamente perché Federica Manzon è nata molti anni dopo l'età che le viene assegnata, che viene assegnata alla ragazzina protagonista che viene chiamata solo con un soprannome, Sciazzi, dal padre, Gattina. Quindi probabilmente, se non sbaglio,
ci sono delle mescolanze sia di ricordi personali, quindi probabilmente c'è stato un padre così in parte, c'è stata una ragazza così in parte, ma il libro va in tutt'altra direzione, nel senso che è un romanzo a sé stante. Quello che a me ha colpito profondamente, di cui ho scritto, poi appunto non vorrei troppo insistere su quello che ho pensato io perché è quello che ho già scritto, si leggerà se si vuole, ma mi sembra più di ogni altra cosa una profondissima riflessione sia sulla solitudine in senso costruttivo, positivo, cosa di cui noi abbiamo un profondo bisogno in questo momento, la solitudine creatrice, la solitudine del cammino, della fatica, del perdere letteralmente i sensi, camminando attraverso un bosco, restituisce un padre, un personaggio padre che può essere inventato fino a un certo punto, può essere realistico, sicuramente però, ribadisco, non è un padre da memoir, che dice a questa ragazzina che porta nel bosco senza nessuno scopo. E questa è la cosa interessantissima. Non c'è scopo nel cammino dei due. Magari a un certo punto ci sono i funghi, magari a un certo punto Andiamo avanti. mortificato l'ascoltatore. Vai. Cioè, con degli scopi che gli adulti possono portare avanti mentre i ragazzini invece vagheggiano, e soprattutto il tema del vagare, il tema del vagare libero. Cosa dice? Questa è una frase che è stata citata praticamente in tutte le recensioni e quasi mi dispiace citarla, però a un certo punto il padre della ragazzina, dicendo che i boschi non hanno confini, lei non è d'accordo, ma questo poi ne parleremo, dice: se il ramo di una betulla oltrepassa un confine, e lui è un profondo assertore dell'assenza di confini, della non validità dei confini, eppure allo stesso tempo i confini ci sono. Siamo alla fine degli anni 70, siamo in Friuli Venezia Giulia, si capisce dopo un po', cioè in realtà subito, e a un certo punto la figlia e il padre vedono da lontano dei militari jugoslavi vestiti da militari che in qualche modo interrompono questa narrazione del padre che vorrebbe essere in qualche modo pacificatoria. Lui racconta di vari personaggi. Oh, è stato cancellato il commento. Di vari personaggi che hanno attraversato l'Europa. Lo racconta la ragazzina a sua figlia come qualcosa di straordinario, cioè vagabondi, chiunque ha attraversato le foreste dell'Europa ed erano liberi come lo siamo noi. Ma questa libertà a un certo punto viene interrotta. Che cosa succede, Federica? Hai messo tantissima carne al fuoco, provo a rispondere perché hai detto tante cose importanti rispetto al libro, provo a tenerle un po' tutte in fila a partire dalla tua domanda. Cosa succede di questa libertà, ma che tipo di libertà è questa di cui si parla e che nel libro va di pari passo la libertà col concetto di confine? Tu all'inizio hai detto due cose che mi ha fatto molto molto piacere che te l'abbia dette, il fatto che ti sembra un romanzo poco italiano in un certo senso, non denigratorio, ma nel senso di non appartenente a una tradizione letteraria più italiana. Fuori, eh?
volevo. No, infatti, e dall'altro lato non regionale, pur essendo ambientato in modo molto marcato in una regione, eccetera. Io credo che questo non sia tanto stata una mia scelta a priori orientata, ma quasi un po' indotta dal luogo stesso, nel senso che io vengo da una regione che nella sua parte più orientale ha poco a che fare con la storia d'Italia. Se pensiamo a Trieste, Trieste per tantissimo tempo si è detto che con la prima guerra mondiale è stata riconquistata l'Italia, ma non è stata una riconquista, è stata una conquista, perché fino alla prima guerra mondiale Trieste non era mai stato italiano. E questo significa che buona parte della letteratura che sta alle spalle viene da un'altra parte, non viene dalla letteratura italiana. Trieste è stato per tanto tempo il veicolo, soprattutto per un certo periodo del Novecento, con le figure di Bazlen, di Svevo, è stato un veicolo per l'entrata in Italia di tutta una letteratura est europea, nordica, tedesca. Per cui, da un lato, io credo che questo sia un po' entrato anche in me, semplicemente nel fatto che io ho letto molto e sono cresciuta nel mio lato letterario, diciamo, e di lettrice, con un mondo che più, se vogliamo usare la parola abusatissima, è più mitteleuropeo che italiano. Quindi io Tu sei sento di Pordenone, segnaliamolo ai lettori, non sei di Trieste. Questo può significare che appunto il personaggio Sciazzi e il personaggio Federica Manzoni sono comunque separati. Esatto. E dall'altro lato, sulla cosa che tu dicevi della letteratura regionale, un po' io non la sento forse perché vengo da una regione che non si è mai sentita né abbastanza forte e con il pedigree abbastanza buono per essere interessante come regione, in quanto regione, sia perché è una regione che ha sempre guardato ad altro. A Oriente, a quella che era la ex Jugoslavia, al mondo sovietico, all'Austria, alla Germania, per cui è stato più in dialogo con quello che con se stessa, diciamo. E questa premessa era per arrivare alla cosa che tu dicevi a un certo punto del confine, di che rapporto c'è con questo confine, perché il confine in realtà, tutta Italia ha dei confini, ha i confini sul mare, c'è il confine con la Francia, c'è il confine con la Svizzera. Sono confini un po' diversi, io credo, però, da quel confine ad est, perché quel confine ad est è stato per tantissimo tempo un confine incombente, un confine di due mondi, e però la cosa molto strana era che per chi viveva lì vicino era un confine estremamente poroso. Era un confine che, pur rappresentando il muro più alto del mondo, la cortina di ferro, l'invalicabile, era un confine in cui si poteva passare. Per chi abitava sul confine c'era il documento, la poplušnica, con cui tu potevi andare entro un raggio di chilometri quante volte volevi. Per chi invece abitava un pochino più in là, c'era comunque la possibilità di andare e spesso a conoscerli bene e a stare un po' attenti, c'erano delle parti camminando nel bosco in cui si poteva sconfinare senza bisogno di esibire i documenti. Poi magari qualche chilometro più in là incontravi la polizia. Però questo per me era significativo di come in un mondo con un confine molto marcato ci fosse un andare e venire, ci fosse un dialogo con l'altro. Una curiosità, un interesse fosse aperto, mentre adesso che questo confine non c'è più militarmente, diciamo, non c'è una dogana, non c'è una frontiera, e che viviamo in un'Europa che non ha dei confini dentro la propria Europa, ci troviamo però con dei muri molto più alti, con dei Sì, muri invisibili che. diciamo, i confini sono per gli altri, diciamo. Ma anche noi internamente, cioè il confine di Trieste è diventato un confine da quando non c'è più la frontiera, è diventato il confine della rotta balcanica, degli immigrati, un confine impegnativo, anche se non c'è, esatto. È un Sì, con gli altri intendevo loro. sì, ma è un rapporto di curiosità, ma c'è un rapporto di paura, di minaccia, di quello che mi arriva dall'altra parte. Non è più un qualcuno che voglio conoscere, ma un qualcuno da cui mi devo difendere, in qualche modo. Ci sono due cose interessanti a cui mi fai pensare, che non hanno una stretta correlazione col tuo libro, però potrebbero essere degli stimoli interessanti per i lettori. L'anno scorso è uscito il diario di Donatella Zigliotto,
il diario infantile. Donatella Zigliotto è stata la prima grande curatrice di libri per ragazzi in Italia. È quella che è andata a cercare Astrid Lindgren in bicicletta in Danimarca, cioè proprio, è andata lei personalmente. Lei era di Trieste e nel diario racconta la presa di Trieste e lo scontro tra le due. Poi vabbè c'è Boris, comunque ormai aveva 50 Arbor. anni, che racconta questo scontro, questa non possibilità. L'altra idea che mi ha fatto venire in mente era su altri confini non di quel luogo, ma un pochino spostati indietro, per esempio il tra virgolette, confine albanese, anche se non è un confine vero e proprio, perché adesso ricorre proprio il trentennio dell'arrivo degli albanesi su. E c'è stato un bellissimo servizio su Archivio Magazine, non so se lo conosci, che parla proprio dell'arrivo degli albanesi, della distruzione dello stadio per disperazione, per povertà, perché non sapevano che cosa succedesse da quel momento in poi. E ricordo ancora, io ero molto piccola, c'erano i primi annegati, ed era uscito un articolo sul Manifesto, ero piccola. Una vignetta di Bauro con una madre e un figlio che affogavano e il figlio che chiedeva alla madre: e questa è l'Italia? Punto di domanda. E quindi questo libro stimola riflessioni veramente in direzioni incredibili, cioè da tutte le parti. Tra l'altro Alexander Hammond fa un cameo non nominato. Infatti, quando l'ho riconosciuto mi sono sentita molto. Qui tu l'hai conosciuto, deve essere stata una cosa. Allora, sì, prima di dirti questa cosa di Alexander Hamon, che è una cosa molto bella per me, volevo dire una cosa che hai detto molto giusta, mettendo l'accento sul fatto della conquista, riconquista di Trieste, della Trieste occupata. Perché se noi pensiamo a un fatto semplice, semplice, banale, che è il modo in cui più si definisce il nostro essere italiani recente, è stata la liberazione il 25 aprile. E Trieste in realtà non è stata liberata come il resto dell'Italia il 25 aprile, perché lì si attendeva. I triestini erano pronti a liberarsi, però si voleva aspettare l'arrivo degli americani perché c'era l'esercito titino pronto a liberare anche lui la città dai nazisti. E per cui Trieste è una città che è stata liberata qualche giorno dopo. Alla libreria proprio per mostrare il libro. Tu parla. Ok, vado avanti. E per cui questa particolarità, questa diversità rispetto alla nazione, per cui spesso a Trieste dice andiamo in Italia, parliamo in lingua per indicare l'italiano, questa differenza che è uno scarto piccolo che però secondo me segna delle cose e segna per me anche il rapporto con la scrittura. Sulla cosa che invece dicevi per Alexander Hamon, Giornalino di Donatella Zigliotto, che appunto questo diario della sua infanzia. Donatella Zigliotto è malata da molti anni, ma c'è il racconto proprio di lei, bambina, di che cosa è successo a Trieste in quegli anni. Molto interessante. Se è Bompiani, se vi interessa, Donatella Zigliotto è una persona che merita. Vai avanti pure, scusa. No, dicevo, stavo rispondendo alla domanda che mi facevi tu su Hamon. Sì, perché a me interessa molto la lettura dei Balcani, come mi interessano i Balcani di per sé, per cui un po' ci sono arrivata Hamon da vie laterali, ci sono arrivata conoscendolo come autore. E poi in realtà, siccome lui è un autore che è sarajevita, però poi ha avuto questa biografia strana di essere a Chicago poco prima della chiusura dell'aeroporto di Sarajevo per la guerra, ha mancato per un soffio la possibilità di rientrare,
E poi ha vissuto in America per mille motivi, poi ha fatto, adesso non stiamo qui a spiegarli, ha fatto dell'inglese la sua lingua letteraria, eccetera, però è un autore che torna a Sarajevo. E a me è capitato più volte di incontrarlo nei suoi ritorni lì, ed è interessante vedere sempre poi come le persone che se ne sono andate tornano. Scusa? Sei stata a Sarajevo più volte come il tuo personaggio. Sì, perché poi ci sono delle città, secondo me, che Sarajevo è sicuramente una di queste, lo è Trieste, che sono città che esercitano un certo magnetismo, e però sono città in cui è difficile stare, sono città in cui è più facile tornare, in cui devi sempre allontanarti. Sì, io penso tutta la tradizione letteraria, la più nota di Trieste, ma da Svevo a Sabba, ma anche quella meno nota dei Fratelli Stuparic. Hanno sempre avuto un rapporto molto conflittuale con la città, di grande amore e però di fuga, di tentativo di andarsene da altre parti perché la città poi non li riconosceva, comunque una città ruvida che poco onora i propri scrittori quando sono lì, eppure poi tutti andandosene riscrivevano, c'è un verso di Sabba quando a Milano che dice odio Trieste, eccetera. Eppure solo lì mi riesce di sognare felicemente. Ed è un po' un rapporto che in realtà si sente tanto sulla città, questa impossibilità di stare, però questa attrazione come punto magnetico. Ma infatti parlando di Emon è stato quello che poi ho scoperto che leggendovi entrambi, ho scoperto che avete usato lo stesso escamotage, e questa cosa mi ha affascinato perché ho pensato le menti intelligenti hanno veramente qualcosa in comune. In Spie di Dio, Emon usa un escamotage che usi anche tu. E poi ho scoperto che tu non l'avevi letto. Questa cosa l'ho trovata magnifica. Perché, vabbè, Spie di Dio è un libro super dimenticato, io l'ho trovato in biblioteca. E proprio perché lui non vuole assumersi la responsabilità dell'assedio, perché non c'era, affida a una sua amica una specie di diario dell'assedio, e con tutti i particolari atroci, tra cui la nonna buttata dalla finestra morta perché non c'era possibilità di seppellirla e cose del genere. Allo stesso tempo tu affidi a un personaggio del libro una piccolissima parte che è un diario da Sarajevo. In realtà le due cose hanno un rilievo molto diverso, nel senso che Sciazzi, a un certo punto, oltre a vagare per i boschi con suo padre, lei è una montagnina, non come suo fratello che è più marittimo, che preferisce andare nella città di mare, no? Riceve un regalo. Riceve il biglietto per le Olimpiadi Sarajevo 85, se non sbaglio. 84. 84, scusami. E non ero ancora nata. A questo punto c'è l'ingresso nell'altro mondo. Fino a quel momento l'altro mondo è sempre stato qualcosa di non completamente reale, perché suo fratello magari una volta si è ubriacato con degli amici nel bosco, ha fatto la pipì in un posto dove non doveva, e un soldato dell'altro posto l'ha beccato e ha rimandato indietro con i pantaloni calati. Ma non c'è stato un vero contatto, c'è stato semplicemente il racconto, quasi, non so, innocente del padre di Sciazzi e del fratello, che è un idealista, lui crede veramente in questa cosa della libertà dei confini, eccetera. Vanno a Sarajevo. A Sarajevo qualcuno ha detto, ho letto, che Sciazzi incontra il suo primo amore. A me non sembra un primo amore, mi sembra un'amicizia tra un ragazzo e una ragazza giovani. E il bosco diventa un trait d'union tra i due. Lui le mostra la città dall'alto, lui le mostra delle complessità che poi esploderanno più tardi, quando ci sarà la guerra, naturalmente.
mostre delle ombre che ci sono comunque. Ma allo stesso tempo il bosco domina. Tu dici a un certo punto, quando i ragazzini stanno vagando nel bosco di notte, come fanno i ragazzini nella neve, trascinandosi, eccetera, eccetera, mentre l'altro le tiene la mano, Shazzi si ricorda di una citazione che aveva letto e non si ricorda più di chi fosse, che il bosco non è di nessuno, non appartiene a nessuno. No, anzi, non si sa a chi il bosco appartiene. E suo padre direbbe: il bosco non appartiene a nessuno. E lei invece pensa: il bosco è di questo mio amico, di cui ho momentaneamente rimosso il nome, perdonami. E quindi c'è questa fortissima presa di, non so come dire, di possesso dei ragazzini, di una libertà che verrà poi violata in maniera incredibile, e, cioè incredibile letteralmente, non è, io non uso la parola incredibile a caso, in una maniera terrificante. Ma allo stesso tempo è il centro totale del libro: la fatica, le scarpe, gli scarponi, la solitudine. E, dato che questa è una collana che è nata da parlare degli alberi, paradossalmente, e tu hai deciso di parlare del bosco, come perché il bosco per te è così forte da superare addirittura le differenze di anima possibili tra persone che sono cresciute in luoghi diversi? Perché il bosco è così potente da renderti più vivo e più attento a quello che ti circonda, come dice il padre di Shazia a un certo punto? Per tante ragioni, perché prima di tutto perché il bosco tiene in sé tutte le due dimensioni, tiene, tre dimensioni se vogliamo, tiene la luce, tiene l'ombra e tiene anche la penombra data dal gioco della radura e del bosco, della luce del bosco. E questo lo tiene geograficamente, lo tiene in maniera concreta, materica e lo tiene in maniera anche simbolica, però, perché poi i boschi ci parlano anche su tante dimensioni. Il motivo per cui ho scelto il bosco è più di un motivo, sono due motivi. Da un lato, perché io ero partita dall'idea per me importante del camminare boschivo, che è un particolare modo di camminare, tu lo dicevi all'inizio, cioè questo modo di andare senza uno scopo, non dello scalare verso una meta, ma dell'andare, di perdersi. E quando si è nel bosco, anche se non si è da soli, anche se si parte con qualcuno, si entra subito in un'altra dimensione. Il bosco ci obbliga a stare in silenzio, e un silenzio che poi piano piano si carica di altri rumori, di altre cose, di altre percezioni, ci obbliga a trovare un passo accordato al nostro respiro. E questi stessi gesti ci spingono anche il pensiero verso una dimensione di riflessione, una dimensione più astratta, un certo tipo di ritmo del pensiero che diventa tale proprio perché si accompagna col camminare. Io avevo molto presente, sentivo molto questa cosa, da un lato perché io banalmente l'ho fatto tanto e quindi fisicamente conosco il ritorno di questa sensazione dell'andare per bosco. E sia perché credo sia una parte importante poi della cultura europea, proprio che ci arrivi da quell'andare nel bosco, penso a Walser, penso a Bernard, penso insomma a diversi nomi dei boschi europei. E però poi arrivo alla cosa che tu dicevi adesso del bosco di Sarajevo e anche dei boschi del confine tra la Slovenia e l'Italia, un bosco è capace di tenere insieme le due anime. Perché lo dicevi giustamente, il luogo in cui spesso i ragazzini, se hanno la fortuna di averlo vicino a casa, vanno e possono andare liberi. È il luogo della massima libertà e dove impari anche a confrontarti con qualcosa di più grande di te. Impari le difficoltà, impari la paura dei burroni, impari a essere cauto, perché con la montagna impari presto ad avere il senso del rispetto, ad usare la fatica. È un luogo di grande libertà e bellezza, e però dall'altro lato il bosco anche ci fa paura. È il luogo delle fiabe, è il luogo della foresta nera. Se ci troviamo da soli una notte in un bosco,
ci batte il cuore. La stessa protagonista a un certo punto si trova una notte a scendere nel bosco che ha visto di giorno, il bosco di Sarajevo, con l'amico e gli chiederà: ma sei sicuro che qui non ci sono animali e non ci sono animali feroci? E lui gli dice: no, no, tranquilla. E lei Se si non ti chiederà: me l'ha detto prego. veramente o me l'ha detto per non farmi avere la paura? Ah, scusa, mi hai fatto proprio venire un'associazione di idee interessante perché allora io ho trovato questo libro che continuo a mostrarvi perché è molto bello, anche proprio c'è anche la faccia di Federica dietro, che è molto seria e convincente. Mi è piaciuto moltissimo il fatto che fosse un libro assolutamente, non so come dire, deprivato, ma questa non è una critica, deprivato della magia classica, della fascinazione classica che affidiamo ai boschi. È il tipo di libro che avrebbe potuto scrivere mio zio, che è stato un grande alpino, un grande montanaro, un grande percorritore di boschi, e mi ha sempre detto: se io avessi le parole che hai tu, ma non ce la faccio, avrei potuto descrivere cos'era la mia solitudine in cima alla montagna, insieme al mio cane. E ho trovato che in questo libro ci fosse questa lingua. È una lingua perfetta. Non abbiate dubbi su questo, nel senso che non è una lingua che cede alla banalità, non è una lingua che cede al lirismo facile, nonostante ci siano delle aperture liriche molto belle, tra cui per esempio la descrizione del fiume di Sarajevo di notte dall'alto. È una scrittura che va verso il suo punto con molta decisione. E l'ho trovato interessante perché invece di solito io amo altri tipi di scrittura più, non so, alla Ortese o alla Bachmann, però forse in Bachmann c'è qualcosa di, proprio perché Mitteleuropa, alla fine Federica non ne esci. Quindi è molto interessante questa cosa, soprattutto perché se ti ricordi che volevo fare questo parallelismo, avevo letto praticamente in contemporanea, è stato molto interessante, l'ultimo libro che è uscito in italiano di Olga Tokarczuk, la polacca che ha vinto il Nobel l'anno scorso, che si intitola Nella quiete del tempo, e anche lì c'è un bosco protagonista, ma è un bosco completamente diverso, quindi crea, cioè è come se fossero due mondi completamente opposti che raccontano però due aspetti del vivere e questo è affascinante. Nel libro di Tokarczuk, per esempio, c'è, allora, lei racconta una parte del Novecento, quindi la guerra, gli stupri di guerra, varie cose, una famiglia nel suo divenire. E il bosco è coprotagonista con i suoi cambiamenti, banalmente con il suo sottobosco che diventa coprotagonista, ed è un bosco pansessuale, nel senso che c'è un estremo erotismo, Certo. non necessariamente positivo, perché appunto c'è anche violenza sessuale, ma è anche, per esempio, una pianta che si trasforma in uomo e feconda una donna, perché c'è sempre questo realismo magico, se vogliamo chiamarlo così, odio questo termine, però in Olga Tokarczuk, che è molto potente. E mi ha molto colpito proprio la differenza tra i due linguaggi, perché se Olga Tokarczuk usa moltissimo questa sessualità, fecondità del bosco, ma allo stesso tempo lo usa come testimone della storia, quindi della storia con la S maiuscola, anche Federica Manzon lo usa come testimone della storia, in un modo però completamente diverso. Non c'è sessualità in questo libro, non c'è,
la fecondazione e il proseguimento delle generazioni. Anzi, la generazione che incarna Shazi in qualche modo si ferma a Shazi stessa, perché quando Shazi torna a Sarajevo in cerca del suo amico, che troverà o non troverà, non lo sappiamo, non è una ricerca amorosa, è una ricerca più che altro sulle tracce di se stessa e sulle tracce di ciò che ha completamente dimenticato, perché Shazi ha smesso di camminare nei boschi, per esempio. Questa è una cosa importantissima, un elemento fondamentale che forse può sfuggire a una lettura disattenta, ma vuol dire che la guerra di Sarajevo, la guerra nei Balcani, tutto questo ha cambiato così profondamente questa ragazza e poi questa donna da toglierle quello che era la sua libertà giovanile. Perché? Guarda, ci pensavo anch'io a questo parallelismo che facevi tu con il libro di Olga Tokarczuk, che ho ritrovato anche in un libro di un altro scrittore geograficamente vicino di Aria, se vogliamo, che è Laszlo Krasznahorkai, che anche Ah, lui è guarda. inglese, che comunque anche lui racconta molto, non essendo un autore molto diverso dalla Tokarczuk, però anche lui vive una dimensione del bosco, racconta una dimensione naturale molto sensuale in una certa maniera. Ed è vero quello che tu dici, Non so dire. ma è vero questa cosa che tu dici, che invece nel mio libro non c'è, e non c'è, io penso, per una ragione che è legata alla voce narrante. Nel senso che la voce narrante è un io che dice io ho sempre scritto in prima persona, non ho mai pensato di scrivere un romanzo in terza persona perché non ci credo in realtà, perché non credo che nel Novecento e post Novecento dove siamo noi possiamo scrivere un tipo di narrazione. Queste cose che poi No, ti è uno sguardo personale, perché poi io no, non scrivo quel tipo di libri in cui ha senso usare una terza persona, che sono quei libri un po' mondo, che ti danno anche una sistematizzazione dei personaggi, delle cose. Io amo invece un narratore che sia compromesso nelle cose che racconta, perché a me la cosa che muove la scrittura è sempre il chi scrive perché scrive, perché sta scrivendo, a chi sta parlando, qual è l'esigenza. Quindi, da un lato una prima persona, però per venire alla tua domanda, è una prima persona che io forse per una cosa caratteriale, forse per una cosa di pudore che abita la regione da cui vengo, fatico a mettere al centro delle cose. Cioè mi funziona di più se ho una prima persona che ha un motivo forte per raccontare, e qui ce l'ha enorme di raccontare, però che racconti qualcos'altro, che racconti altri personaggi, che racconta un mondo, che poi si riflette su di lei. E questo, per arrivare alla cosa, ci ho pensato adesso mentre tu mi parlavi. È vero che poi lei, tutto il suo percorso, il suo viaggio di andata e ritorno verso Sarajevo, anche l'andata e ritorno che si intuisce da Trieste, dove lei finisce per non stare, e ha sempre a che fare un po' con una costruzione di sé che non passa mai attraverso l'altro, ma passa attraverso quell'elemento di solitudine, di autonomia, di anche distanza, se vuoi, un po' dall'altro, e passa invece molto e fortemente per i luoghi. Questo perché io credo che la geografia ci determini in modo molto forte, che influenzi il nostro carattere, che segni l'appartenenza o non l'appartenenza. Marta diceva bene all'inizio, diceva io sono nata a Pordenone e non a Trieste, e non è un semplice dato biografico, quindi esclude il memoir, l'abbiamo capito, ma anche è anche un motore per me poi del racconto, perché io tutte le cose che ho scritto nella mia vita sono sempre partite in maniera non voluta, non sistematica, però sono sempre partite da Trieste. E però forse questo è l'unico libro in cui veramente tematizzo questa cosa, cioè il fatto di possiamo noi sentire che apparteniamo a un luogo per cui non vantiamo nessun diritto del sangue. Per la protagonista è possibile vantare questa appartenenza, sentire che arriviamo in un luogo in cui non parliamo la lingua, non conosciamo, eppure i visi delle persone ci parlano, eppure ci sentiamo a casa. E per me questo è importante per me biograficamente, perché è una cosa che sento e che mi muove la scrittura, e però penso che sia anche importante. Passami la parola, ma la uso in senso veramente ampio, ma importante in modo politico.
Perché se noi oggi pensiamo che noi scegliamo la nostra appartenenza ai luoghi per una corrispondenza e non per un diritto di sangue, beh, già noi in Italia le cose un po' ci cambiano. Usiamo in modo politico. No, sai, Esatto. perché io francamente, se ti posso dire, non è che amo moltissimo i libri del ritorno al luogo di nascita della famiglia. Io sono, cioè comunque in parte sono ancora un po' della scuola di Mandelstam, che è la famiglia, te la butti dietro e ti fai quello che fai. Guarda che sto guardando l'ora, stiamo parlando da un sacco di tempo, poi la gente ci dice che deve andare a cena. Oh, Allora, basta. vado a cena, noi continuiamo. Allora, ultima domanda. Poi, se qualcuno vuole fare domande, noi siamo qui. Come mai, quando ti hanno chiesto di parlare di un albero, come e nel programma, diciamo, di Aboca Boca, hai scelto il bosco? Forse è una domanda che in parte ti ho già fatto, ma vorrei che tu mi rispondessi in maniera più larga. Allora, ti rispondo raccontandoti la storia di come è arrivato il bosco, nel senso che a me hanno chiesto un albero, appunto, perché la collana ha anche un albero in copertina e si chiede a ogni autore se ha un albero significativo attorno a cui avrebbe piacere raccontare una storia. E io ho risposto no, non ce l'ho, perché non avevo nessun albero e poi io scrivo veramente pochissimo e molto faticosamente, per cui non mandava di andare a cercare un albero, probabilmente. Chiunque di noi avrebbe trovato un albero significativo con una sua storia, nella tradizione, nella geografia, però non avevo le energie né la voglia di fare questo tipo di cosa e per cui ho detto semplicemente no. Però come spesso accade poi agli editori che fanno i bravi editori, lasciano aperte le porte, non obbligano ma lasciano quelle porte lì aperte, per cui mi hanno detto va bene, va benissimo, non ti sentire forzata, però se un giorno ti venisse in mente un'idea, sappi che a noi farebbe piacere. E a quel punto io poi sono passati veramente molti molti mesi e pensandoci pensavo però che una cosa che a me interessava da tanto tempo raccontare era questa cosa del camminare per boschi, dell'andare dentro un contesto che fosse però un Dentro qualcosa. il libro, ancora più in presto, secondo me. Esatto. E però quando a loro ho azzardato, ho detto, ma se fosse un bosco a voi andrebbe bene? E loro mi hanno detto sì, però io ancora non ero convinta di fare il libro, nel senso che avevo un'idea molto teorica di cos'era per me il bosco, cioè fisica, ma di un tipo di narrativa saggistica, se vuoi. Io non sono capace di scrivere non fiction, quindi non era nelle mie corde, non avrei potuto fare un libro di non fiction e No, neanche di una certa. il nostro amico comune probabilmente, Danilo Kish, nei consigli a un giovane scrittore dice non fare reportage. No, tantomeno mi sarei sognata di fare un reportage. Poi mi fa piacere che tu citi Danilo Kish perché era un altro nome tutelare delle mie pagine, perché è veramente forse uno degli autori che io ho più amato nella vita e che ho molto riletto scrivendo questo libro e che lo consiglio a tutti, ma non saprei neanche che libro consigliarvi, Giardino Cenere. La sua da Homo Poeticus, la sua raccolta di interviste, perché dà secondo me un indirizzo sui libri più complessi, che sono l'Essidra, eccetera, eccetera, perché è una persona estremamente intelligente, ma anche estremamente chiara. Quando non vuole essere chiaro, è difficilissimo. Secondo me, consigliamo Homo Poeticus, che possiamo. Oggi sono la pubblicitaria di Adelphi. È un bellissimo libro di interviste, leggetelo perché imparerete un sacco di cose. Leggete Danilo Kish in generale. E però appunto io non seguendo, cioè seguendo Danilo Kish, ma anche così in ogni caso non mi sentivo di scrivere una cosa di saggistica e per cui non avevo una storia in realtà, però sentivo che se avessi dovuto raccontare una cosa nel bosco avrei dovuto avere una storia. Poi è capitato invece che ho fatto un viaggio qualche anno fa a Sarajevo, erano tanti anni che non ci andavo, da un po' di anni dopo la guerra.
E sono potuta andare nei posti dove non avevo mai potuto andare per la questione delle mine, eccetera, e soprattutto nel bosco delle porte di Sarajevo, il bosco dove appunto c'è la pista da bob olimpica. Ed è stato l'andare in quel posto lì che mi ha fortemente colpito, perché intanto è un bosco antico, c'è un bosco in cui vediamo ancora tutti gli alberi secolari. Ed è una cosa strana in una città che ha patito l'assedio e dove si andavano a prendere le croci dalle tombe per scaldarsi. Ed è così perché da lì c'erano i serbi bosniaci che sparavano e quindi il bosco è rimasto intatto. E nel contempo però è un bosco dove si respira un'atmosfera di dismissione, dove adesso si può andare lungo la pista da bob, si può camminare per un lungo pezzo dentro questa pista da bob inutilizzata. E ti parla qualcosa di molto simile a certi angoli più laterali del muro di Berlino, quei piccoli pezzi che sono rimasti in piedi coperti di graffiti, e sia il senso di un'epoca che è andata e che però le cui rovine difficilmente riusciamo a digerire, che ancora sono lì e con cui abbiamo un rapporto conflittuale. Mi ha molto colpito andando lì un ragazzo che avevo conosciuto di Sarajevo, mi ha detto: ah, vedi, dall'altra parte c'è la Sarajevo Est. Che non è una distinzione con un vero e proprio muro, non c'è niente a segnalarlo, però è la parte di Sarajevo dove abitano la parte serba della città. E a me è molto colpito andare a vedere che c'erano, ad esempio, nelle finestre dei palazzi pubblici le foto del generale Mladic, il generale dell'assedio, messe alle finestre e che guardavano verso la città assediata. E lì ho capito perché c'era questa atmosfera di morte nel bosco, perché non era un bosco vissuto, perché il bosco che era a due passi dalla città era diventato un bosco tabù, un bosco in cui i sarajeviti non volevano più andare, perché rappresentava tutto quello che c'era stato durante la guerra. E questa è una cosa talmente, adesso io la sto concettualizzando un po' perché è passato del tempo, ci ho un po' riflettuto su, però è una sensazione che andando senti molto. E questa cosa è stata la cosa che mi ha parlato e mi ha fatto capire che quello era il bosco che volevo raccontare e il bosco anche che faceva da specchio ai boschi invece dove io sono cresciuta, dove sono andata spesso a camminare, dove c'era un'area dell'est comune ma anche diversa. Sono molto colpita da questa cosa del bosco morto. Chissà se adesso è stato un po' ripreso. Se qualcuno degli spettatori volesse Vediamo fare se qualcuno vuole farci delle domande. una Io? domanda, Se no vi lasciamo andare se no vi lasciamo andare, a ma anche perché noi ceneremo insieme stasera online, come nei veri lockdown. Però, allora, se posso concludere, purtroppo non ho avuto modo in questa bellissima conversazione di leggere dei passi di questo libro che mi sarebbe piaciuto moltissimo, proprio per dare il respiro della prosa, profondamente netta e limpida, di Federica Manzoni, che secondo me con questo libro ha raggiunto un apice. Forse non un apice di trama, nel senso che la trama è più una coesione di tutte queste cose insieme. Ma un apice di scrittura sicuramente. Avendo letto i libri precedenti, posso dirlo con cognizione di causa. Comunque, ho detto, c'è la mia recensione sull'Indice, la leggerete, quindi. Leggete quella per sapere di più. Leggete il libro se vi va. Io E leggete il libro se vi va. Buonasera. ringrazio Marta perché non solo ha detto tante cose belle nel libro, ma perché è sempre bello che i libri diventino uno spunto di incontro con gli autori, anche un po' per condividere. Avete visto, noi abbiamo nominato tanti libri altri, perché poi io penso che la cosa che sicuramente muove noi due a scrivere, non so se in generale, ma sicuramente noi, è il fatto del leggere. Il fatto che è molto più bello leggere che scrivere, quasi sempre. Ah beh sì, è meno faticoso quantomeno. La fatica l'hanno già fatto agli altri. Quindi, cari ragazzi, o care signore, cari signori, non so se avete domande, mi date la buonasera probabilmente per eclissarci. Comunque, Federica Manzon, Il Bosco del Confine, un libro bellissimo, interessantissimo e che secondo me ha
è talmente pieno di temi che supera il tema. Ma questo forse è una finezza. E quindi leggetelo perché veramente è molto bello e ci dice qualcosa sulla vita che stiamo vivendo. Grazie, grazie Giusy, Giusy la conosco quindi. Grazie, grazie a Grazie tutti a voi, e grazie. buona Alla serata. prossima, buona serata.